Ciao ragazzi, come vi avevo promesso, siamo alla prova del 9 anche per il tessuto di Electrosmog Tex. Dunque, ho qua il tessuto, faremo la prova con il modem wifi e con il telefono per vedere tutti e due i tipi di emissione, qual è la schermatura. Sarò breve e conciso, come vedete non sono nel mio solito posto dove faccio i video perché non è più disponibile, ma adesso sono qua sul mio tavolo e comunque vedrò di fare una cosa che sia abbastanza semplice da capire per tutti e che rispecchi un po' l'utilizzo che si fa normalmente di questi tessuti e che quindi non vada a fare delle cose particolarmente strane. Normalmente si usano come tende o come rivestimenti per i muri, eccetera, quindi li frapporremo semplicemente tra noi e le radiazioni e vediamo qual è l'effetto, in modo che sia il più semplice possibile capire quali sono gli effetti di questo tessuto. Abbiamo il modem wifi qua, abbiamo il mio telefono cellulare al momento in modalità aereo qui, il nostro buon test 92 che sta già registrando le emissioni del modem wifi e il microfono chiaramente perché altrimenti non sentite una mazza. Allora, vediamo cosa dice il test 92 riguardo al modem wifi che è circa mezzo metro e vediamo cosa rileva al momento. Allora, vediamo ci sono dei picchi di 2,5, 2,7. Abbiamo dei picchi di 2,7, vedo ancora 2,7, sì, non vedo arrivare a 3, 2,7, e 2,7 mettiamo di picco voltmetro, in aria aperta senza niente in mezzo. Adesso proprio come fosse una tenda, apriamo il nostro tessuto schermatico, fra l'altro ve lo devo dire, è bellissimo, meglio delle tende che ho qua in casa mia, e vediamo di metterlo in mezzo semplicemente come fosse una tenda tra la sonda del test e le due antennine del modem, se molto semplicemente. Vediamo cosa succede. Ok, andiamo in mezzo. 0,5, 0,4, vediamo quali sono i picchi. 04, 03, 04, adesso qui c'è la luce che mi 01, 00, urca, 01, 00, caspita, proviamo a togliere, vediamo cosa succede, zacchete, togliamo, 25, 27, 2,5, 2,6, porca miseria, rimettiamolo, incredibile, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, i picchi sono di 0,4, non arriva a 0,5, sì, forse 0,5 voltmetro, se lo togliamo abbiamo picchi 2,5 e 2,7. Questo tessuto, guardate, io inizialmente ero un pochettino scettico perché essendo comunque un tessuto, per quanto elettronicamente isolato, quindi le fibre elettriche che sono al suo interno non sono diciamo in continuità elettrica fra di loro, non sono connesse fra di loro, quindi sono fibre isolate, in modo che non vi sia un passaggio di corrente all'interno del tessuto, questo per far sì che il tessuto funzioni in qualsiasi modo, anche senza essere collegato a delle prese di terra, eccetera. E quindi funziona esclusivamente sul fattore trama frequenza, quindi significa che la dimensione della trama di questo tessuto nella parte conduttiva è perfettamente calibrata sulle frequenze di emissione di questo wifi.
Poi adesso guarderemo anche come funziona col telefono. Comunque, come dicevo, ero all'inizio un pochettino scettico, ma pensavo che non arrivasse, al livello dell'alluminio. Invece in questo momento i risultati mi danno un effetto migliore di quello dell'alluminio, che mediamente riduce le emissioni del 50%, ma qui con questo siamo oltre, molto oltre, perché da picchi di 2,7 andiamo a picchi di 0,5 e è veramente molto. E quindi questa prima prova avete visto con i vostri occhi che cosa succede col tessuto della Electrosmog Tex. Adesso vediamo, spegniamo il wifi del cellulare, del modem, e attacchiamo il telefono. Attacchiamo il telefono e mettiamo un video. Ok, adesso proviamo col telefono, come stavamo dicendo, quindi col 4G, 3G, eccetera. Facciamo girare un video con una definizione più o meno, insomma, una cosa intermedia. Così abbiamo anche qui la sonda a circa una spanna più o meno dal nostro rilevatore, e faremo esattamente la stessa cosa. Andremo semplicemente, perché sono alla fine le cose semplici che vanno che tutte le persone possono replicare a casa e che possono capire se è una cosa che si può fare, è fattibile, o se è una cosa che funziona. Perché se facciamo prove complicate, allora dopo diventa tutto più difficile anche da capire per chi non è esperto, perché non siamo tutti esperti in questo tipo di materie, insomma, che sono un po' di nicchia, no? Allora veniamo proprio di fare le cose semplici, spero che lo apprezzi anche lo apprezzino anche i titolari della Electrosmog Tex, perché credo che la gente più è consapevole in maniera pratica di quello che deve andare a visionare o a testare, o che si deve comunque mettere in casa, e meglio è, insomma. Guardiamo i picchi del telefono con questa connessione 3G. Allora, vediamo, siamo 1,7, 1,9, 3, 2,2, 1,7, 1,5, 1,3, 1,9, 3,4. Allora, sì, direi che il picco più alto che ho visto è 3,4 e 3,6. Ecco, un bel 3,6 adesso. Interponiamo il nostro super tessuto schermante e vediamo cosa succede. Sempre tra la sonda e il telefono, senza toccare. Guardate che razza di diminuzione. 0,01. Proviamo 0,2, ma comunque una cosa incredibile. Proviamo a toglierlo. È micidiale questa cosa. Oltre le mie aspettative. Torna a 3,7, lo rifrapponiamo. 0,5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Io non mi dilungherei oltre, ragazzi, con questo video. Direi che non c'è molto altro da spiegare. Adesso io... Peccato che me l'ha mandato poco la Electrosmog Tex. Se c'era un po' di più, l'avrei utilizzato anch'io al posto del mio alluminio. Comunque avete visto tutti quello che è l'effetto di questo tessuto. Chiaramente non costa come la carta stagnola, questo lo sappiamo tutti, però questi sono diciamo interventi definitivi. Una volta che si piazza una cosa del genere, che sia nelle finestre, che sia a parete, che sia dentro un muro, che sia a tenda, che sia su un soffitto, che sia una zanzariera, un baldacchino di un letto, eccetera, vedete che tipo di isolamento che si riesce ad ottenere. Cose che chiaramente non si possono fare con la stagnola,
che è un rimedio così di emergenza, un po' casalingo, casereccio, ma che come, insomma, finché c'è da coprire un modem è un conto, ma se non si deve fare un baldacchino in camera o una zanzariera, capite bene che ci vogliono i materiali adeguati. E fra l'altro, per alcuni di questi interventi, come ad esempio appunto una zanzariera o un baldacchino per un letto o qualche tenda, i costi non sono neanche proibitivi, perché insomma non è che se ne devono prendere 100 metri quadri. Chiaramente se si deve rivestire un muro mettendolo all'interno di un intonaco o di un cartongesso, allora magari le cose cambiano. Però c'è un margine sul quale si può giocare anche riguardo ai costi e andando a valutare il tipo di schermatura che è da fare. Su questo vi aiuteranno sicuramente quelli della Electrosmog Techs, che è gente seria, e quindi affidatevi con fiducia. Secondo me, visto il materiale che producono, penso che ci si possa fidare, perché qui non si tratta di specchietti per le allodole, insomma, non si tratta di buffonate, queste sono cose serie, fatte bene, che alla prova dei fatti sono inconfutabili. Ciao a tutti, spero sia utile questo video e alla prossima.